specie importantissima, lo scoiattolo rosso, anche per i nostri boschi. Lo scoiattolo è un contadino, lo scoiattolo rosso, perché semina proprio i semi degli alberi, le nocciole, i semi che trova nei boschi per fare le sue scorte, per momenti dove trova meno cibo. E quindi poi torna a ricercare questi semi, alcune volte se li dimentica e da lì nascono degli alberi. Quindi crea foreste lo scoiattolo rosso, e quindi è un animale estremamente importante per l'ecosistema forestale. E quindi vuol dire salvare il rosso, vuol dire salvare la biodiversità dei nostri territori, della nostra regione. E quindi questa è la seconda motivazione. La terza motivazione, e quindi noi siamo un'associazione ambientalista che si sente responsabile anche di quello che ha operato l'uomo, perché l'uomo con le sue azioni ha creato dei disequilibri comunque negli ecosistemi, e noi pensiamo che sia necessario intervenire. Nello stesso tempo, pensiamo che il nostro compito sia anche quello che all'interno del progetto la quota di scoiattoli rossi, di scoiattoli grigi sterilizzati sia la più Ecco, alta spieghiamo possibile. meglio alle persone che ci seguono da casa come mai, allora, le specie alloctone sono quelle che non devono stare nel loro ambiente rispetto alle specie autoctone che sono quelle che devono stare nel loro ambiente. Lo dico proprio in maniera molto semplicemente, banalizzando forse anche dei contenuti più scientifici, e quindi vi chiedo scusa. Ma per esempio, nella nostra regione, come mai si è insediato, lo scoiattolo grigio? Spieghiamo questo passaggio perché è importante. Quando noi diciamo che c'è il contributo dell'uomo, purtroppo in questo, così la gente riesce a capire È immediatamente, perché è stato semplicemente portato in Umbria, è stato no? portato in Umbria perché è un animale gradevole, grazioso, molto socievole, quindi probabilmente è stato allevato. Ora per fortuna questo non è più possibile perché c'è una norma nazionale che vede il trasporto, l'allevamento di queste specie alloctone, però fatto sta che probabilmente 15 anni fa, 20 anni fa, questo animale è stato introdotto, poi è stato liberato, non sappiamo se Deliberatamente volontariamente, oppure. e quindi questo si è riprodotto, ha trovato un ecosistema molto favorevole per il suo sviluppo e quindi è andato ad occupare lo spazio ecologico dello scoiattolo rosso. Che tipo di fotografia dà rispetto alla nostra, ai nostri parchi, alle nostre aree verdi? Insomma, quant'è presente lo scoiattolo grigio rispetto a quello rosso e viceversa Nei nelle nostre parchi zone? delle nostre zone. Il problema della compresenza del rosso e del grigio è nell'area di Perugia. La città di Perugia è una delle città più verdi d'Italia, rispettando la fama della regione che è considerata il cuore verde d'Italia. Molti parchi cittadini che coprono diverse centinaia di ettari. I principali parchi dove era presente lo scoiattolo rosso sono il Parco di Pian di Massiano e il Parco di Santa Margherita. Parco di Pian di Massiano conosciuto anche come Percorso Verde. E in questi due parchi la situazione è leggermente diversa, in quanto nel Pian di Massiano lo scoiattolo grigio è arrivato già da più anni e sta sostituendo lo scoiattolo rosso, che è ancora presente, però in minima parte prevale lo scoiattolo grigio. Avete, come regione Umbria, avete una fotografia attuale, insomma, in che percentuale lo scoiattolo grigio è presente rispetto a quello rosso e Beh, viceversa? diciamo che lo scoiattolo grigio è localizzato, per fortuna, è ancora localizzato, per questo siamo fortunati, abbiamo ancora la possibilità di intervenire in maniera radicale. È localizzato essenzialmente nell'area urbana di Perugia e periurbana, mentre su tutta la regione è ben diffuso, per fortuna, lo scoiattolo rosso, come fo è fotografato dall'Atlante dei mammiferi pubblicato dalla regione nel 1992. In quella distribuzione era presente solo il rosso, che è ben diffuso su tutto il territorio regionale, che è anche molto boscato, quindi è un territorio favorevole per lo scoiattolo rosso. Però localmente, nella zona di Monte Malbe, dove da più anni si è insediato il grigio, lo scoiattolo rosso è estinto. E noi vogliamo che questa situazione non si allarghi a macchia d'olio a tutto il territorio regionale, ma che venga contenuta o addirittura eliminata.